perfetto connubio tra tradizione e innovazione. 800 anni di storia, la passione per la terra che si tramanda da 55 generazioni e un'agricoltura integrata e sostenibile. Questa è l'azienda dove ci troviamo oggi, di proprietà della famiglia nobile friulana dei principi di Porcia e Brugnera. Scopriamo questa azienda leader nel panorama agricolo regionale in compagnia del principe Guecello di Porcia. Buongiorno. Buongiorno, benvenuti qui a Zano Decimo. È con grande piacere che vi ospito per raccontare quello che è il nostro modello di fattoria. Mi piace chiamarla così perché effettivamente è una fattoria abbastanza grande e diversificata nelle attività. Questa azienda ha una storia molto lunga che parte 800 anni fa. La mia famiglia è presente in questo territorio infatti da così tanto tempo. Questa proprietà di Azzano Decimo è stata acquisita invece un po' più recentemente, nel 1500. E l'abbiamo modernata e oggi la dedichiamo ancora alla zootecnia con grande piacere e interesse, perché riteniamo che sia parte importante e soprattutto parte importante collegata al futuro dell'agricoltura, alle agroenergie. Non facciamo appunto solo zootecnia, comunque coltiviamo viti per la produzione di uva da vino. Abbiamo due allevamenti ittici a Porcia. Abbiamo piantato recentemente delle noci da frutto. È un'azienda diversificata ed è importante che sia così, perché è un modello che ben si bilancia con uno sviluppo agricolo compatibile. L'azienda si è sempre dedicata a progetti agroenergetici, diciamo così, perché abbiamo avuto da tempo immemore, direi 500 anni, una piccola centrale idroelettrica, prima era un mulino ovviamente, per soddisfare i bisogni energetici del castello di Porcia. Nel 2010 abbiamo realizzato due impianti fotovoltaici a copertura dei tetti della stalla e della cantina e successivamente due impianti biogas, uno da 1 megawatt e uno da 300 kW. Tra i progetti del futuro abbiamo il biometano, che potrebbe dare prospettive di ulteriori anni nel campo agroenergetico, soddisfacendo quello che è il bisogno di energia rinnovabile nel campo dell'autotrazione. Tra i progetti del futuro, ma vorrei dire del presente, c'è quello della coltivazione degli asparagi che sfruttano l'energia termica del gruppo di cogenerazione. L'energia termica serve per anticipare l'epoca di raccolta, mantenendo la qualità organolettica del prodotto. Gli impianti biogas si trovano a Palse di Porcia e alla fattoria di Azzano Decimo, dove oggi ci incontriamo con Raffaele Sandrin, responsabile dell'impianto. Raffaele, da cosa nasce l'esigenza di dotarsi di un impianto biogas? La società ha creduto che investire nell'agroenergia e nell'energia rinnovabile fosse stata una cosa molto positiva per questa azienda. Appunto questo impianto si integra perfettamente in questa azienda. Noi andiamo ad utilizzare il digestato come concime per tutta la terra dell'azienda, circa 800 ettari, e in più nella parte solida del digestato, mescolato con dei carbonati per abbassare la carica batterica, viene utilizzata come riempimento per le cuccette della vacca e della stalla. In più andiamo ad utilizzare l'energia termica data dal cogeneratore per riscaldare i biodigestori e l'acqua per l'abbeveramento dell'allevamento. E prossimamente verrà utilizzata l'energia termica per la coltura anticipata dell'asparago. Raffaele, come funziona l'impianto e come viene alimentato? L'impianto viene alimentato con parte solida da insilati di mais di secondo raccolto e triticale, circa il 70%, mentre il rimanente 30% viene dato dai liquami della stalla, recuperiamo i percolati degli insilati e l'acqua piovana. Nel periodo della vendemmia utilizziamo anche la vinaccia, scarta dalla produzione di vino. E tutte queste matrici vengono introdotte all'interno di due fermentatori primari, dove avviene la prima fermentazione, e dopo tramite una pompa il digestante viene spostato nel post fermentatore e nella vasca di stoccaggio. Questi quattro fermentatori servono appunto per estrapolare il più possibile il potere metanigeno di queste matrici. Questo biogas è costituito dal 52% di metano, che serve ad alimentare 24 ore al giorno il cogeneratore
da megawatt e che produce circa 8.500.000 kilowatt all'anno, e con una produzione di circa 4 milioni di metri cubi di biogas per alimentarlo. E questa energia elettrica viene immessa nella rete nazionale e soddisfa il fabbisogno di oltre 3.000 abitazioni, corretto? Esatto, corretto. Non solo andiamo ad utilizzare l'energia termica per il teleriscaldamento e il riscaldamento dei fermentatori, ma cediamo l'energia nella rete nazionale. Questo permette all'impianto di essere ben integrato nella nostra azienda e nella comunità circostante.